È riuscito a prenderlo. Come avrà fatto? Hanno fatto appassionare al calcio anche chi non ha mai amato Serie A e Champions League. Mai è stato un fan del calcio e niente, è l'unica volta in cui vedevo il calcio era con Oli e Benji. L'unico guai è che io divento vecchio e loro restano piccoli. Devo raccogliere tutte le mie forze. Vai, bella! La cannonata è partita! Sono Oli e Benji, l'attaccante e il portiere, i due giovanissimi straordinari calciatori protagonisti del manga Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi, diventato un anime, ovvero un cartone animato, entrato nella leggenda. Vorresti segnare da fuori area. Mi dispiace per te, ma non ci riuscirai. Ce l'ha fatta! Oli e Benji, due fuori classe, compie 40 anni, ma nel cuore dei fan, Oliver Hutton e Benjamin Price, così come i loro doppiatori italiani Fabrizio Vidale e Giorgio Borghetti, sono ancora i ragazzini di una volta. Quando ci vediamo, ogni tanto ce lo diciamo un passa la palla! Esatto. Così, soltanto così, sapremo chi è il più forte fra noi. E lo sapremo presto, quando ci incontreremo nel torneo delle scuole. Va bene, ci sto. Era, diciamo, il primo anime sul calcio. Prima c'erano i robot in qualche maniera, ma i versi erano gli stessi. I versi uguali. E quando tiravano un calcio alla palla sembrava che lanciassero il razzo perforante, no? Mentre correvano, parlavano, sì, guidavano, se sì, raccontavano, mangiavano. E facevano di tutto. Beh, questa, diciamo, al limite anche un po' del grottesco, però questa sì. Era anche la... Ed è piaciuto forse per esatto, questo. Esatto, era la sua forza probabilmente. Bellissimo dribbling del numero 10 della New Team che evita Piffer e poi scatta anche Luton. Sembra che la palla sia quasi la continuazione del suo corpo, non la perde neanche per un attimo e la gestisce magistralmente. Hutton non è soltanto un uomo gol, ma un vero e proprio uomo squadra. No, poi io già giocavo in porta, quindi il fatto vero, che Benji giocasse in porta è stata anche una piacevolissima coincidenza, solo che non riuscivo a fare le parate del Benji, no, perché sono parate in perché quelle arrivava un po' come la palla, no? Esatto, la palla che si allungava, il campo a schiena d'asino, così, cioè, le partite erano molto più umane. Qua di Benji Price, ho anche le altre due di Oli Hutton se le volete vedere. Oli e Benji, amatissimi ancora oggi, sono stati festeggiati al Romix, la fiera di fumetti della capitale. Io ho 45 anni, quindi mi ricordo il giorno in cui ho visto la prima puntata, dove ero. Pomeriggio, appuntamento fisso con Oli e Benji e poi dopo si andava a giocare impersonando Oli e Benji, Tom Baker, Julian Ross, con i vari amici che avevano visto anche loro la puntata del giorno. Attenzione, vediamo arrivare Hutton pronto a respingere il tiro di Renders. Nella versione italiana di Oli e Benji c'era un'altra voce memorabile, quella del telecronista delle partite Sergio Matteucci, speaker radiofonico e storico doppiatore recentemente scomparso. Lui aveva niente, praticamente c'era un pezzo in giapponese dove puoi immaginare si sentiva così, e lui invece partiva e inventava per minuti e minuti una telecronaca e la faceva all'italiana. Maledizione! La palla sta tornando verso l'area della Tau. I due capitani si stanno annullando a vicenda, respingendo ognuno i tiri dell'altro. Ha reso avvincenti queste puntate che potete immaginare, era un po' tipo Beautiful, per arrivare al gol ci volevano 10 puntate, esatto, ecco, insomma. Ma a volte anche per arrivare alla parata. E soprattutto Sergio Matteucci, lo storico terrorista scomparso pochi anni fa, era proprio iconico perché ha fatto anche i film di Rocky e Karate Kid, perciò quindi ha fatto la storia, perciò quindi tutto, era importantissimo. Oltre a essere appassionato di Oli e Benji, lui era anche il telecronista di Mille Shiro, quindi insomma era bello, era piacevole sentirlo. Il risultato quindi è ancora fermo sul 3-3 e il tempo regolamentare sta per scadere. Questa volta ce la farò, Benji! Riuscirò a segnare! Ancora corri così forte, piccoletto! Non passerai mai! Ah, vabbè, ma siamo 50 anni, ancora fa ste cose. Alla grande. Dammi un abbraccio. Vedremo chi è il più forte, Benji Price!